Salve a tutti amici, sono qui oggi per presentarvi una serie di modellini molto belli e particolari, infatti andiamo a conoscerli e sono molto belli. Vi presento questo, per esempio, come modellino, guardate che è molto bello. Eccola qua, è una Volkswagen Dink Toys, guardate che bella proprio, in metallo, fatta bene, 1,43, proprio particolari. Ma ne ho molte altre, infatti, particolari, molto belli con modellini, come potete vedere. C'ho pure questa. Cosa può essere per voi? Che modellino è questo? Guardate che carino, sempre in metallo. Aspettate che sto vedendo una cosa. Eccola qua, guardate pure questa. Anche questa è molto bella. Voi mi direte, ma che modellino è questo? Super, super dettagliata. Se molti non la riconoscono, ve lo dico io, la Indy Coupé. Indico, guardate che bella, spettacolare, molto bella, in metallo anche lei, ben rifinita. Questo non piace moltissimo, in quanto si aprono le porte, molto carina anche lei. Indovinate che macchinina è questa, guardate che spettacolo, molto carina, fatta bene. Eccola qua, è della Solido, la Renault 14, guardate che bella proprio questa qui. Per non finire un altro, questa è un po' più economica, però è fatta bene, guardate che carina che è questa. Questo è il Porsche, un Porsche, proprio Mondo Motors, eccola qui, la GT3 della Porsche, che è molto bella anche lei. Per gli amanti invece delle più sportive ci sono anche quelle che sono uscite in edicola molto dettagliate, come le Ferrari, come vedete qui al mio fianco, e questa. Guardate come è dettagliata, molto, fatta molto bene. E poi c'è pure le altre, c'è anche la Bugatti e altre. Poi abbiamo un bellissimo modellino della Mercury. Guardate che carini pure questi qui. Sempre da collezione, anche questi, che sono molto carini e particolari. Oltre a questa abbiamo la bellissima 600 Multipla. Guardate che carina pure questa qua. Particolari, e poi non poteva non mancare come presentazione la bellissima Alfa Romeo Giulietta Sprint. Eccola qua, sempre anche lei molto bella in tutti i suoi dettagli, molto particolare. Per gli amanti poi delle vetture più carine anche ci sono, c'è anche lei, guardate quest'altra, guardate che spettacolo che è. Questa è la 205, molto particolare, della Norev. Guardate che spettacolo, proprio bella pure questa qua. Poi abbiamo in ferro sempre, guardate questa è Mab Boys, sì, eccola qua, ve la faccio vedere così. Dai, che spettacolo pure questa qua, bella col modellino. Questa è proprio di ferro, perché se la sente proprio, ma è proprio vecchissima, perché eccola qua. Pesa una cifra. Gli si aprono le porte e pesa un botto. Eccola qua, ve la faccio vedere anche sotto e vi dico. E la Lada, Made Italy, Mercury. Questa è della Mercury, originale, Made Italy, eccola qua, Lada. Madrid, la Mercury, guardate che carino, rassomigliano al nostro 128, rassomigliano infatti, molto molto carina, pure questa qui. Poi per non passare inosservata abbiamo anche un'altra macchinina molto carina e particolare, che è questa, se ve la ricordate, la Renault 5. Guardate che modellino spettacolare proprio, cari amici. Questo si sì, è spettacolare, è fatto molto bene. 5 turbo 1,43, guardate il davanti e dietro, sono proprio un modellino particolare. Altro modello che non si scorda mai, che non passa mai di moda, è la mitica 205, eccola qua, con il suo fascino, anche se questa è un po' più economica, è della Mondo Motors, ma è made in Cina, però è fatta discretamente in plastica, però questa qua non è come le altre. Per andare a fare un esempio abbiamo anche questo che è molto carino e storico. Guardate che carina questa. Guardate
per gli amanti del collezionismo. Questa è per esempio, ve la faccio vedere da qua, eccola qui, molto, molto bella anche lei. Poi di logica non possono mancare le vetturine americane, un po' realizzate molto bene come questa, andate come è fatta pure questa, che è molto bella e carina, guardate pure questa qui, questa pure è molto particolare. Poi abbiamo la BMW Made in Italy, sempre abbiamo visto BMW, mi sono sbagliato, Made in Cina, questa qui però è carina, fatta molto bella, vedi, carina, un po' più economica pure questa qui, però sono modellini carini. Poi abbiamo quest'altro modellino che si aprono le porte, pure questo è spettacolare, guardate che carini, molto bello pure questo, è carinissimo. E poi ci sono le vetture un po' più top, c'è questa dei carabinieri, guardate che bellissima, ve la ricordate penso, sì. E questa è proprio particolare, della PRC, la Fiat Croma, la Croma in PRC. Poi abbiamo questa, che è molto bella anche. L'Alfa Romeo dei Carabinieri, guardate che carine. E per chi è che vuole vedere qualcosina più di voi, cioè abbiamo anche la Neo 5 in versione top giallo. Guardate questa, che bella. Dietro è tutta particolare questa. Questa è della Del Prado, guardate che carina. La Neo 5 Turbo, con il suo fascino non mancante. Poi abbiamo anche altre macchine molto belle come questa, guardate questa, e queste sono particolari, ma per non passare inosservato sulle macchine meno, come dicono molti, vi presento anche una bellissima Maserati 420, eccola qua, guardate che spettacolo, molto bella questa. Questo è spettacolare proprio. Poi abbiamo quest'altra pure, un'altra Maserati stupenda, da collezione sempre, guardate pure questa che bella, per i nostalgici. Poi abbiamo questa, che ancora molto buona pure questa, sempre Maserati, guardate pure questa che bella, questa è spettacolare. E poi abbiamo un top, che non ci credete, una Lamborghini, eccola qua, guardate poi Lamborghini, questa è proprio storica. Lamborghini, questa, ma da Hong Kong c'è scritto addirittura dietro, Hong Kong, guardate che bella, spettacolare questa. Poi, ben nostalgici, ci sono altri modelli come questa, guardate che bella, pure questo modellino qui. Pure questo spettacolare, guardate con le ruote sopra. Poi abbiamo questa, che è molto carina. Guardate pure questa, che bella. Pure questa sempre, no, questa è della Best, Made in Italy, Best, guardate che carine queste. E per i nostalgici del collezionismo, se non ve le ricordate, anche nei film sono state viste queste. Cioè abbiamo questa che è molto carina con il numero 48, guardate che bella, pure questa qua, spettacolare, guardate che modellino, questa. E poi c'è la famosa del film, eccola qua, con il numero 77, non so se ve la ricordate. Questa è pure bellissima. E poi, per chi è un vero appassionato del collezionismo come tradizione, eccovi qui, guardate questa che bella, in tutto il suo splendore. Eccola qua, è della Norev, la 131 Abarth, guardate spettacolo, 1,43, bellissimo. Per chi è che invece poi vuole vedere qualcosa un po' più di elevato come collezionismo e modellismo, abbiamo anche le versioni un po' più particolari. Ad esempio abbiamo questa, che è della Dink Toys, guardate che carino, particolarissimo, guardate che belle queste qui, Dink Toys, queste qua, queste sono le Dink Toys. Poi abbiamo
il bellissimo maggiolino. Il Volkswagen della Corgi, questo è Corgi. Sai che bello? Cioè, ragazzi, sopra c'è sta macchina, ma perché è sporco, niente di che. Molto bella, pure questa qua. Poi abbiamo anche questa, particolarissima e molto bella. Guardate questa che carina. Questa per esempio è ottima, della Eribia. Guardate che carina, le ho fatte proprio a pennello. Queste sono molto molto belle, infatti eccola qua. E poi abbiamo un'altra vetturina. Chi è che non se la ricorda? La cabrio della 205. Questa è della maggioretta, scala 1, 1,53, però queste sono quelle più piccoline, più economiche. Eccola qua, guarda che bella. Questa anche è molto carina, infatti, è particolare. Poi abbiamo anche altri modelli, poi ce ne abbiamo tantissimi, di modellini che se uno vuole vederle tutte. Eccoli qua, guardate questi, quelli belli, guardate. I furgoncini, poi c'ho tutte queste. Guardate che bellezza, bellissime. Io faccio, sono collezionista e mi piacciono moltissimo metterli in mostra. I miei modellini, eccoli qua. Poi abbiamo le versioni sopra. La mitica Lancia che mi è arrivata ieri. Poi abbiamo un Golf molto particolare. Guardate che bello pure il Golf. Realizzato molto bene pure questo qua. Poi abbiamo una bellissima Opel Calibra. Poi per gli amanti più estremi delle Ferrari, la Ferrari FXX. Guardate che spettacolo pure questa. Per gli amanti invece delle altre Ferrari ci sono pure quell'altro, poi ci sono le Lamborghini, la quattro modelli in particolar modo che sono queste qua, le Lamborghini, vedete? Le Ferrari, quelle di James Bond nel film, il film di James Bond, le Corgi, le Ferrari qui sotto, il Palace e tutto il resto. Particolarmente note come vetture. Quelle più particolari sono che abbiamo trovato bene questa bellissima Saab, vedete, parecchio storica, della Polistil Saab 99, eccola qua, Made in Italy. Questa qui particolarissima, guardate, guardate che Saab della Polistil Made in Italy, perfetta con le porte che si aprono. Guardate che Saab che abbiamo ritrovato, perfetta. Poi abbiamo ritrovato anche questa che è molto bella, si aprono le porte anche a lei, eh? Ecco qua, Ford, e si aprono pure a questa le porte, guardate che è della Politoise, E31 Politoise, Made in Italy, Ford GT70, Made Italy, eccola qua, guardate che spettacolo, molto bella anche lei, infatti, come modellino. Per i nostalgici della Formula 1, invece abbiamo anche le versioni un po' più top, più filmate, più marcate. Eccole qui, guardate questa, pure molto bella. Eribia, eccola qua, 1980. Le turbo, queste parliamo sempre scale 1,43, eh? Ve lo dico subito. Sono moderni. Poi ci sono anche le vetture americane che sono fatte molto bene. Eccola qua, c'è questa, che è particolare, vedete? Con le portiere che si aprono. Non poteva mancare la mitica Ferrari 1,43, questa storica Ferrari, eccola qua, se ve la ricordate, campionato di calcio Italia 90, anche lei la Ferrari testa rossa Burago Made in Italy 1,43. Per i collezionisti più estremi ci sono anche le vetturine più doc, eccoci qua, come potete vedere. E questo è un primo parametro della mia collezione che voglio condividere con voi, le foto e le riprese dei miei modellini, della mia collezione in forte crescita. Eccola qua, eccole qui.
vi faccio vedere, guardate che belle che sono tutte quante, gli amanti del collezionismo. Comprese quelle sopra. Cari amici, per ora è tutto, spero che il mio video vi piaccia, un abbraccio a tutti quanti e buona giornata. Ciao a tutti da Giovanni, me ne mostrerò altre appena mi arriveranno. Ciao a tutti.